dopo aver visto tutta la parte introduttiva di mappe, passiamo diciamo a capire come mettere in relazione questi concetti di mappa con la realtà, cioè nel senso, con la realtà della Terra, perché in genere, anzi, Andrea, ci sono domande? Fino a qui è tutto chiaro? Tutto chiaro finora, Edoardo? Benissimo. Ok, allora vado avanti. Allora, praticamente la rappresentazione classica della Terra è la sfera, diciamo, che è quello che ci hanno sempre, diciamo, fatto vedere anche nelle foto dello spazio e così via. In realtà non è proprio così. Nel senso che la Terra è, ovviamente ci piace così, è molto irregolare per via delle montagne, delle depressioni, degli oceani. Quindi in realtà questa sfera è rappresentabile da un solido che viene chiamato geoide proprio per la geoda, la Terra. Come si fa quindi? Si usa una rappresentazione approssimata. Questa rappresentazione approssimata della Terra, che in genere è un ellissoide, e rappresenta, proprio modella la superficie della Terra per avere un modello matematico sul quale basarsi per poter fare dei calcoli di posizione, di lunghezze, di aree. Questo è molto importante da sapere, perché in realtà quello che il dato che per esempio prendiamo dal GPS, come vedremo dopo, non è basato su dove siamo, o meglio, sul punto esatto dove siamo, ma è basato sul punto dove siamo sul geoide, sul datum. Quindi non è sempre realistico. Questa cosa è una cosa da sapere, dopo la vediamo un attimo nel dettaglio. Quindi esistono dei vari datum e ce ne sono alcuni che sono globali, quindi che vanno bene in tutto il pianeta. VGS84 è quello che viene utilizzato dal GPS. VGS84 è quello che usate con Google Maps, con OpenStreetMap, con Bing, con qualsiasi altro sistema che faccia uso del sistema GPS. Quindi quando eventualmente vi parlano di latitudine e longitudine senza indicare il datum, vuol dire che state in genere lavorando su VGS84, quindi è proprio il riferimento standard. Però non esiste solo questo riferimento standard, ne esistono alcuni locali. Per esempio in Italia fino a poco tempo fa si utilizzava il datum che è Roma 40, Roma 40 perché è stato fatto negli anni 40 ed è il punto di emanazione, che punto di emanazione è il punto in cui c'è l'origine di questo sistema di riferimento, è su Monte Mario a Roma, che è un colle vicino a Roma. E per esempio altri sistemi sono T50, TRF-89 e TRF-2000. Perché ce ne sono tanti? Allora, per due motivi. Uno, perché potrei aver bisogno di un sistema che metta in relazione in maniera migliore il terreno che devo misurare. Se pensate, questi sistemi di riferimento non vengono utilizzati solo per la rappresentazione cartografica, vengono utilizzati anche per fare delle misure. Quindi se pensate di dover misurare, ad esempio, questo punto dove io ho un'oscillazione molto forte del geoide, ma ho il datum che è disegnato in rosso, molto distante dal sistema, potrei aver bisogno, per esempio, di ruotarlo o spostarlo in modo da essere più vicino al terreno reale. Questo mi permette di avere una misura migliore nel punto in cui devo fare le rilevazioni o comunque generare la mia cartografia. Ma ovviamente questo sistema non andrà più bene in tutte le altre parti del mondo. Per questo motivo, diciamo, si usano dei sistemi locali. Un altro motivo per cui si usano degli aggiornamenti dei sistemi è dovuto al fatto che la Terra si muove, cioè le placche della Terra si spostano,
Quindi il punto che era in una certa posizione con sistema di riferimento, in realtà dopo qualche decennio non è più esattamente in quel punto, stiamo parlando di qualche frazione di centimetro, centimetro in funzione di quello che succede. In realtà quando succedono i terremoti ci si sposta anche di 10-15 centimetri, quindi non è proprio così banale. Però devo aggiornare questi sistemi per tener conto del movimento delle placche della Terra. Prima vi parlavo di latitudine e longitudine. Nel dettaglio sono le cosiddette coordinate geografiche. Pensate di dividere in porzioni la Terra. E ovviamente anche queste misure, queste suddivisioni vengono fatte sulla teoria, quindi in realtà non sul geoide ma sul dato, quindi su questo ellissoide matematico, e viene diviso in 180 spicchi e in 90 fette, diciamo 90, 180 in realtà. E io mi trovo, quindi latitudine e longitudine, la longitudine che è il grado in cui mi muovo dal meridiano di Greenwich sull'asse X, diciamo sull'orizzontale, mentre la latitudine è l'angolo in cui mi muovo dall'equatore rispetto al, diciamo, in su e in giù. Quindi il riferimento è sempre il centro della Terra, o meglio il centro di questo bel datum, e viene proiettato un punto sulla superficie e questo punto è rappresentato da latitudine e longitudine. Ok, questo l'ho detto di prima. Comunque fondamentalmente l'asse passa per il centro della Terra, l'equatore, se vedete, mi sposto verso destra con la longitudine, verso sinistra perché la longitudine va da 0 a più o meno 180, così come la latitudine va da 0 a più o meno 90. Con i sistemi globali, dopo lo vediamo in concreto, in realtà la latitudine espressa sulle mappe prima di avere delle distorsioni molto forti è all'incirca verso 85. Quindi in realtà su una mappa di quelle 2D classica non potrò mai avere una rappresentazione del polo nord con un sistema di riferimento globale. È una curiosità questa. Però se nel caso pianificate un giro al Polo Nord, sappiate che non potete utilizzare Google Maps, dovete usare cose particolari. Per trovare un punto io mi vado a esprimere attraverso la longitudine e latitudine, quindi mi sposto verso destra, ad esempio, sull'equatore dal meridiano di Greenwich, e poi salgo della latitudine. Quindi utilizzo un sistema che si chiama di coordinate polari, quindi che fa riferimento al centro della Terra e usa gli angoli per spostarsi. Capite che questo non è il modo più semplice di operare, e perché dà appunto per scontato che si usi una Terra sferica. Noi siamo abituati con la nostra bella mappa piana e quindi abbiamo bisogno di convertire questa sfera, quella Terra, diciamo, rappresentiamola come sfera, anche se non è molto corretto. E questa sfera dobbiamo dividere e spalmare sulla carta per poterla banalmente portare con noi. In realtà questo non sarebbe più necessario, ma per motivi storici lo si fa comunque. Allora, per fare questo si usa il cosiddetto sistema di proiezione cartografica. Quindi un sistema di riferimento, qualsiasi, è basato dal datum, che è il modello della sfera, della Terra, e da un modo che converte questa sfera in due dimensioni, quindi che schiaccia la Terra sulla carta. Questo appunto sistema di proiezione cartografica è definito anche questo da alcuni aspetti che dipendono appunto dall'uso che si farà. In genere i sistemi di riferimento, parliamo diciamo dell'Italia, sono in genere tre. E il primo è Gauss-Boaga, che in realtà è stato sostituito da RNDT 2008,
che è il sistema aggiornato proprio per gli stessi motivi che vi dicevo, cioè che la Terra è cambiata, quindi è stato si è reso necessario cambiare sistema di riferimento, però gran parte dei dati che sono stati prodotti prima del 2005-2008 sono prodotti in Gauss-Boaga, che è appunto un sistema di riferimento, prendetelo un po' così, che è definito sulla base del punto di 50, scusate, di Roma 40, quindi è definito su Monte Mario e ha due fusi, uno est e uno ovest, che fanno fatica a parlarsi. In realtà sarebbero tre i fusi, perché se vedete un pezzettino della Puglia è fuori dal fuso est, e gran parte dell'Italia centrale, proprio, e anche per esempio la provincia di Venezia, a parte la provincia di Rovigo, anzi la provincia di Rovigo è proprio tagliata, e a volte veniva restituita in fuso, ovest e a volte in fuso est. Quindi questo creava un sacco di problemi per far parlare i dati. Quindi cosa hanno deciso? Hanno deciso di... allora, forse non ho detto cos'è il fuso. Allora, praticamente il sistema di riferimento è basato su Roma 40, quindi sul punto, diciamo, di origine che è Monte Mario, ma per aumentare l'accuratezza dei dati sono stati creati due rappresentazioni spostate di 24 gradi una dall'altra, che si sovrappongono leggermente. Il problema è che, avendo fatto questo spostamento e appunto essendo un sistema locale il datum, non si parlano tra di loro. E quindi per poterli trasformare da uno all'altro bisogna fare dei calcoli matematici abbastanza complessi. Eventualmente ne parliamo. A livello globale, anzi prima sempre in Italia, per Gauss-Boaga e RDT venivano usati per tutto tranne per il catasto. Quindi se voi andate a prendervi una mappa catastale e volete sovrapporla a una mappa di qualsiasi altra zona, per esempio una carta tecnica regionale, volete sovrapporci il catasto, non funziona. Nel senso che voi ci potete provare, ma trovate un sacco di errori, è molto difficile sovrapporle, bisogna convertirle attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti particolari che vengono chiamati, grigliati, che sono dei punti fissi che vengono utilizzati per fare calcoli matematici di distorsione. Quindi fondamentalmente, perché si usano due rappresentazioni diverse? Qui non ne parlo, però ve lo dico così per curiosità, perché Gauss-Boaga e UTM, che adesso vediamo, sono due rappresentazioni che mantengono gli angoli. Cioè quando voi le ridimensionate il terreno, e due punti tra di loro hanno sempre gli stessi angoli, indipendente dalla scala. Mentre Cassini mantiene le aree, che è molto comodo per il catasto, perché una è conforme, è una rappresentazione conforme, l'altra è una rappresentazione che mantiene le aree. Sono dettagli, però sappiate che se volete sovrapporre catasto su qualsiasi altro tipo di mappa, catasto italiano su qualsiasi altro tipo di mappa, troverete dei problemi. E questo purtroppo è un problema noto. UTM invece è la rappresentazione di Mercatore più classica, cioè prendo la mia terra, la divido in spicchi e diciamo questi spicchi vengono proiettati su un cilindro, quindi questo cilindro viene poi aperto e i punti, diciamo, che convergono ai poli vengono distorti. Quindi fondamentalmente adesso, ecco, facciamo questa operazione e i punti che vedete qui tra le aree gialle vengono collegati tra di loro proprio con una distorsione che ovviamente, se vedete, all'equatore è zero e man mano che si sale verso i poli questa distorsione aumenta notevolmente. È il motivo per cui la Groenlandia sembra enorme rispetto all'Africa.
o comunque tutte le aree verso il nord o verso il sud sono molto distorte rispetto alle aree dell'equatore. E la rappresentazione classica cartografica è proprio quella che diciamo tutti conosciamo, quella delle cartine della scuola, per capirci, le mappe della scuola. La fortuna di avere un sistema di riferimento proiettato è che non si usano più i gradi, ma si usano i metri o i piedi in funzione di qualche paese esotico. E le coordinate metriche ci consentono di fare calcoli molto facilmente, perché la distanza tra due punti, considerandoli in pianura, è semplicemente la differenza tra le coordinate, e quindi non ho più questo problema. Ovviamente cambia molto il numero, non è più per esempio 45 latitudine 12, ma sarà, che so, 5 milioni e che so, 12 milioni, come... Quindi i numeri delle coordinate espresse sono molto diversi. Ecco. Allora, le coordinate, appunto, qui è un esempio. Se io parlo di coordinate geografiche, ecco, quando sentite parlare di coordinate geografiche, sono sempre espresse in angoli, quindi in gradi, minuti, secondi, oppure in gradi e frazione di grado. Se prendiamo velocemente Google Maps, nella barra, adesso avanti vi faccio vedere, in alto qui trovate le coordinate che sono espresse in gradi e frazione di grado. Ho aperto un punto a caso, quindi. E questo, diciamo quindi, in realtà le coordinate sulla... Condivido lo schermo intero, così andiamo meglio. Le coordinate in genere in minuti e secondi si usano molto, molto raramente. Poi esistono altri tipi, che sono le coordinate metriche. Le coordinate metriche che sono appunto quello che vi dicevo prima, la conversione di questa misura in questa misura dà un numero molto più grande, perché ovviamente prima era spesso in gradi rispetto a 0,0, mentre qui siamo espressi in gradi rispetto a 0,0. Ovviamente lo 0, l'origine, dipende dal tipo di proiezione che stiamo utilizzando.